Anche se lunedì è stata una serata stupenda. Spero che il cibo che avete avuto l'onore di mangiare sia stato di vostro gradimento. L'ho già detto da... sono tre sere che lo dico. Questa è la quarta, è la chiusura. E volevo insistere su questa cosa perché è una cosa che ci tengo tantissimo, sul fattore di fare un applauso inesagerato a tutti i volontari della pubblica assistenza Valnuora. Unici secondo me. Io sono il presidente da 12 anni, sono 30 anni che sono vivo in questa famiglia stupenda. Quest'anno compie 35 anni l'associazione che lavora sul territorio come sanitario. 5 anni fa abbiamo fatto un balletto, l'abbiamo messa sul ridere, l'abbiamo fatto per giocare, per dare un senso diverso di quello che facciamo normalmente. Perché, l'ho detto in questi giorni, 75 volontari in queste gere sono stati qua a vostra disposizione per darvi da mangiare. Ma bensì 208 volontari tutti i giorni lavorano per il bene delle persone che sono nei nostri comuni, della comunità, per emergenze sanitarie, trasporti ordinari, eccetera. Quindi vi invito a settembre, il barra ottobre cominceranno i corsi, se qualcuno vuole fare parte di questa bellissima famiglia, che voi me la chiamo sempre io. Io volevo fare i miei complimenti ai ragazzi che sono in pista, perché nessuno di noi è un ballerino, l'abbiamo fatto perché è il 35esimo, abbiamo voluto fare una cosa diversa per far vedere lo spirito di unione che abbiamo tra di noi. Che è una bellissima cosa, è la cosa che fa tirare avanti il volontariato, che tira l'Italia, e lo spirito di sacrificio di tutti questi ragazzi che lavorano tutti i giorni. Quindi io adesso do l'inizio a questa cosa, spero che vi piaccia. Noi ci abbiamo messo anima e cuore, e questa conclude il giro di queste quattro serate che per noi sono state memorabili, un successo, lo dico, è l'ultima volta che lo dico, planetario, e siamo felici di ciò. Metto sul microfono. Politics and deficits, they
stop. We did it. Scusate, vi abbiamo 2 minuti, poi vi lasciamo ballare. Vi abbiamo 2 minuti per questo. Come voi avete visto, la pubblica Vannure è questa. Una grande famiglia, un grande gruppo, ma un grande gruppo non lo è mai se non c'è un grande leader. Abbiamo fatto giusto 2 appunti. Se avete 2 minuti ve li diciamo. Avete preso ferie per domani o... No, a parte gli scherzi, abbiamo fatto questo per ridere, però tutto sommato quello che dobbiamo dirti, Giorgio, mi hanno fatto portavoce di questo, è quello, noi vogliamo ringraziarti perché sei, per noi sei davvero un grande amico, soprattutto un grande fratello, e perché comunque tutto quello che la tua
le tue emozioni ci trasmetti sempre, soprattutto ci trasmetti il tuo entusiasmo all'interno della pubblica assistenza d'onore, tutto quello che facciamo. E ogni volta che abbiamo bisogno, alziamo il telefono, tu ci sei sempre, non hai mai detto di no in tutte le cose. Davvero, per tutti noi, non sei il presidente della pubblica, non sei Giorgio Villa, sei davvero un grande amico. E guarda, questo è tutto il tuo gruppo e tutti i ragazzi. Io chiedo a tutti voi veramente un grande ringraziamento a lui, perché se la pubblica in 12 anni è diventata tutto questo, è perché grazie a Giorgio Villa siamo riusciti a creare questo. Paolo, ti consiglio un piccolo pensiero. C'è una piccola targa, voi come sapete è il nostro 35esimo anniversario, te la leggo io o sei ingombrato? Allora, al nostro presidente Giorgio Villa, ritrovarsi è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare uniti è un successo. Grazie al nostro capitano, i tuoi militi. Sei davvero una persona eccezionale per noi, lo sai. Io ringrazio tutti, a parte i volontari, ma il nostro portavoce per noi rimane sempre Giorgio Villa e ci auguriamo lo sarà per altri 100.000 anni. Grazie davvero Giorgio. Grazie, grazie Paolo. Siete la mia famiglia, continuo a dirlo.